La Bibbia, cari amici, questa sera, oggi cari amici è domenica 23 marzo 2014, questa sera alle ore 21 mi pare, Mediaset sul canale 4 trasmette la prima puntata di uno sceneggiato televisivo di lunga durata intitolato La Bibbia. E io penso che valga la pena di vederlo, va bene cari amici, valga la pena di vederlo, perché vi ho detto in tanti video che, a parte il fatto che la Bibbia è il libro sacro delle tre religioni del libro, la Bibbia è il libro sacro di ebraismo, solo per il Vecchio Testamento, cristianesimo, Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, e islamismo e Vecchio Testamento, le tre grandi religioni del libro. Comunque, prescindendo da qualsiasi considerazione di natura religiosa, cari amici, io ho già parlato tanto spesso, in tanti video della Bibbia, definendo la Bibbia, specialmente il Vecchio Testamento, il libro sacro non solo delle tre religioni monoteistico-patriarcali, ma soprattutto il libro sacro del patriarcato ed oggi del capitalismo, se non altro per i 10 comandamenti, dove ci sono i tre famosi comandamenti: non rubare, poi non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. Libro sacro del patriarcato, c'è tutto nella Bibbia, c'è tutto il patriarcato nella Bibbia. Sì, va bene, la proprietà privata è nata prima che venisse scritta la Bibbia. La Bibbia comincia ad essere scritta, diciamo, attorno al 1350-1300 avanti Cristo, poi si continua a scriverla per tanti e tanti secoli. La proprietà privata c'era anche prima, però solo con i 10 comandamenti la proprietà privata riceve la somma legittimazione, cioè la legittimazione da parte di Dio, anzi da parte del Dio più potente che sia mai apparso sulla faccia della terra, cioè Dio Yahweh. È Dio Yahweh, per chi ha fede, è Dio Yahweh che ha dettato i 10 comandamenti a Mosè, è lo stesso Dio Yahweh che nei 10 comandamenti ha scritto: non rubare, non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. Però in questo mio video io mi vorrei fermare soprattutto sul primo libro del Vecchio Testamento, il libro Genesi, dove si parla del paradiso terrestre. Io penso che questa sera lo sceneggiato televisivo La Bibbia inizierà proprio con il paradiso terrestre e il celeberrimo peccato originale. Eva che viene tentata dal demonio, il serpente, e il demonio suggerisce ad Eva di andare a mangiare i frutti proibiti, i frutti dell'albero della scienza del bene e del male. Il serpente dice ad Eva: Eva, tu e Adamo andate a mangiare i frutti proibiti, che Dio vi ha detto di non mangiarli quei frutti là, voi mangiateli quei frutti là, e mangiando quel frutto là, che è una mela, diventerete simili a Dio. La bella Eva a sua volta convince Adamo e insieme mangiano la mela, disubbidiscono a Dio e Dio li caccia dal paradiso terrestre. Qual è la prima cosa che fanno Adamo ed Eva dopo aver mangiato i frutti dell'albero della scienza del bene e del male? Prendono la foglia di fico
e si coprono i genitali. Bellissimo, bellissimo questo video, insuperabile. Si coprono i genitali perché scoprono, è la scoperta della funzione dello sperma, perché scoprono che i bambini non nascono così per caso, come si riteneva in matriarcato, non nascono così per caso. Una donna resta incinta così per caso, perché così per caso. No, scoprono che i bambini nascono sulla base di un preciso atto di volontà di mamma e papà. Questo è il peccato originale, e c'è tanta saggezza, capito, nella Bibbia, e la consapevolezza della colpa viene mascherata. Questo è un meraviglioso mito, il mito del leader, del paradiso terrestre, del frutto proibito. Con la scoperta della funzione dello sperma si pongono le basi dei sensi di colpa dell'umanità, sensi di colpa di cui io ho parlato nel video intitolato Patriarcato e senso di colpa, pure senso di colpa e patriarcato. Beh, cari amici, allora, buona visione dello sceneggiato televisivo di Mediaset, la Bibbia, e anche buona visione di tutto quello che vi metterò nel riassunto di questo video, che, diciamo così, completa a dovere le poche parole di questo mio video. Ok, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni.